Il 25 aprile della liberazione in Abruzzo è stato onorato dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente ha visitato i luoghi simbolo della resistenza in Italia, orgoglio di tutti gli abruzzesi per liberare l'intero paese dal fascismo e dal nazismo. Celebrare qui la festa della liberazione consente di sottolineare le pagine di storia non sempre adeguatamente sottolineate e conosciute, scritte dalla Resistenza nel Mezzogiorno d'Italia. In questa regione, così bella, Presidente, così fiera, si svolsero tra il 43 e il 44 alcuni episodi più drammatici e decisivi della lunga guerra, lunga e sanguinosa guerra per liberare l'Italia dal nazifascismo e per restituire il nostro paese al novero delle nazioni democratiche e pienamente civili. Da Ortona si imbarcarono il re e i membri del governo Badoglio, che avevano abbandonato precipitosamente Roma, lasciandola al suo destino di occupazione tedesca. Sul Gran Sasso fu detenuto e poi prelevato dai tedeschi Mussolini, con un evento che portò alla nascita della Repubblica di Salò, che portò lutti e sangue tra gli italiani sotto il controllo pieno e incondizionato della Germania nazista. Ma soprattutto la linea Gustav, caposaldo fortissimo della difesa tedesca, tagliava in due l'Italia, dall'Adriatico al Tirreno, e riuscì a fermare l'avanzata degli alleati verso Roma. Il fronte italiano, come venne chiamato dagli anglo-americani, si stabilì per lunghissimi mesi e durissimi mesi tra Ortona, Cassino e Minturno, attraversando queste terre.